Newsline. Filo diretto con l'informazione. Controlli a tappeto su tutta Gallipoli da parte degli agenti del reparto prevenzione crimine Puglia meridionale di Lecce, in servizio presso il commissariato di Gallipoli come dispositivo di rinforzo estivo sui titolari di licenza per noleggio con conducente. Su un totale di 23 conducenti, gli agenti hanno sorpreso 5 di essi completamente abusivi, cioè non titolati a condurre mezzi per il trasporto di turisti e vacanzieri. In particolare, a 3, all'applicazione della sanzione amministrativa, è stato ritirato il libretto di circolazione per un periodo da 2 a 8 mesi e quindi per tutto il periodo del fermo amministrativo del veicolo non potranno circolare. A uno di loro è stato ritirato il libretto di circolazione perché guidava con mezzo privo di revisione, pertanto oltre alla sanzione amministrativa è stato applicato il fermo amministrativo del veicolo fino all'effettuazione della prescritta visita di revisione che dovrà avere esito regolare. A uno, oltre alla sanzione amministrativa, è stato applicato il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni in quanto, pur essendo munito della prescritta patente per conducente di veicolo a motore, è risultato totalmente sprovvisto del titolo abilitativo per il trasporto di persone. Tutti sanzionati per i prossimi mesi non potranno esercitare abusivamente l'attività di noleggio con conducente. Sinora sono state identificate e controllate oltre 200 persone e oltre 100 veicoli. I controlli serrati continueranno anche nelle prossime settimane. La Giunta regionale della Basilicata ha approvato una modifica alla direttiva regionale per la gestione l'esercizio della caccia al cinghiale che semplifica le procedure per ridurre il numero di tali animali. Il provvedimento riguarda lo snellimento delle procedure con la presentazione di un'autocertificazione in sostituzione di diversi documenti, l'eliminazione della quota di 10 euro dovuta dai cacciatori per il prelievo venatorio dei cinghiali e il raddoppio del numero massimo di cacciatori per squadra. L'assessore regionale alle politiche agricole e forestali Fanelli ha detto che, accogliendo le osservazioni formulate dalle associazioni venatorie, si è deciso di modificare e integrare le direttive regionali per la stagione e l'esercizio venatorio del cinghiale. La Puglia porta l'Italia sul podio delle Olimpiadi a Tokyo. La prima medaglia è quella conquistata dall'atleta di Mesagne in provincia di Brindisi, Vito dell'Aquila, che si è qualificato alla finale per l'oro del Taekwondo 58 kg battendo in semifinale l'argentino Lucas Guzman. Contro il turco Mohamed Jendoubi, dell'Aquila combatterà alle 21.45 ora locale, alle 14.45 l'ora italiana. La seconda medaglia è quella di Luigi Samele di Foggia. In finale per l'oro nella sciabola maschile, lo schermitore ha sconfitto in semifinale il coreano Kim per 15-12. Nella finale per l'oro, in programma alle 21.15 di Tokyo, Samele sfiderà il campione olimpico di Londra 2012 e Rio 2016, l'ungherese Aaron Svilargi. Attraverso un corso di formazione, il primo dopo oltre 20 anni, aumenterà il numero dei medici del 118 in Basilicata, è l'obiettivo indicato dall'assessore alla salute della regione Basilicata Rocco Leone. Il corso avrà la durata di 300 ore e sarà svolto in affiancamento a medici esperti. All'esito del percorso formativo iscritto in una nota, ai partecipanti verrà consegnato un attestato che consentirà l'accesso ai concorsi pubblici per medici del 118. Leone ha aggiunto che il corso di formazione, in accordo con i medici di medicina generale, è aperto a tutti i laureati di medicina e chirurgia. In questo modo si allarga la platea dei beneficiari rispetto al passato, confermando l'impegno del governo regionale a offrire le opportunità di crescita professionale al maggior numero di persone possibili, ha detto Leone. Coltivava e spacciava marijuana mentre era agli arresti domiciliari. I carabinieri di Barletta hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un controllo nella sua abitazione, dove il 22enne era detenuto con braccialetto elettronico, i militari hanno trovato sul terrazzo 8 piante di marijuana dell'altezza di circa 60 centimetri e 82 dosi di marijuana già confezionate per un peso complessivo di 218 grammi. Per il 22enne è stato quindi disposto l'aggravamento della misura cautelare e si trova attualmente nel carcere di Trani. La droga è stata sottoposta a sequestro. Il linguaggio del corpo a passi di danza sui ritmi della metrica poetica, rincorrendo i chiaroscuri degli ipogei dei Sassi di Matera in quell'ambiente suggestivo
suggestivo che Casa Cava, dove suoni, movimenti e colori invitano a scoprire nuove e antiche modalità espressive. L'evento Danza Sia, connubio tra danza e poesia, apre la porta ai viaggiatori del tempo con uno spettacolo gratuito in programma domenica 25 luglio alle ore 20. Ad attendere lo spettatore, l'archidancer Silvia Casetta, Giuseppe Lopetuso con i suoi pensieri e riflessioni, l'attrice Teresa Albenga e la musicista Andrea Silvia Giordano, che vi inviteranno a scoprire Danza Sia e a esplorare quanto è dentro e intorno a noi. La previsione meteo del weekend su Puglia e Basilicata a cura della redazione di Meteo One. Al mattino prime nubi medio-alte giungeranno sulla Basilicata occidentale e sul Foggiano, altrove i cieli resteranno sereni o al massimo leggermente velati. Nel pomeriggio nuvolosità medio-alta irregolare in espansione su gran parte dei settori centro-settentrionali, ancora sereno sul Salento. In serata in leggero dissolvimento le nubi medio-alte irregolari su quasi tutti i settori, sereno solo su Salento e settori ionici. Cieli torneranno ad essere lattiginosi con sole offuscato, oltre che dalla nuvolosità anche dalla sabbia sahariana in sospensione. Temperature in sensibile aumento le massime sui settori centro-settentrionali, con punte occasionalmente fino a 40 gradi sull'alto Tavoliere, e clima torrido intorno ai 35-37 gradi lungo le coste adriatiche e primo entroterra fino al Barese, contenute su tutto il versante ionico 32-34 gradi, ma in aggiunta si avranno tassi di umidità elevati con forte afa localmente, soprattutto nelle ore serali. Venti correnti da quadranti meridionali, in rinforzo nelle ore centrali lo scirocco sull'area ionica, Salento e lungo le coste adriatiche, di libeccio sulla Basilicata Tirrenica e Monti Downi, con rinforzi su quest'ultimo. In serata si indeboliranno i mari, a metà giornata risulteranno più mossi l'Adriatico e lo Ionio, poco mossi o calmi i restanti mari. News Live, filo diretto con l'informazione.